Il bilancio dell'attività svolta negli ultimi mesi, da quando si è insediato il presidente Lucia De Cristofaro, i progetti futuri, la partecipazione imminente ad altri momenti legati al mondo del sociale e della solidarietà, ma anche semplicemente un momento di augurio per farsi, insomma, uno scambio di buone feste. I componenti del Rotary Club di Nocera Inferiore a Puigmontem si sono ritrovati a Cava dei Tirreni all'Holiday Inn per il brindisi augurale, per darsi appuntamento ad altre manifestazioni che vedranno, come sempre, l'organizzazione del Rotary vicino ad iniziative meritevoli o mettendo in campo incontri che possano risultare utili ai cittadini. È doveroso per un club riunirsi nei convegni, nelle grandi convention, ma anche per darsi gli auguri, per essere affiatati insieme, per fare anche un bilancio, perché no, dei primi 6 mesi di presidenza, di tutto quello che si è realizzato e di tutto quello che ancora si dovrà realizzare. Quindi questa sera ho programmi di presenza sul territorio. Certo, programmi di presenza sul territorio che già sono stati molto pregnanti, molto significativi. Pensiamo che abbiamo già fatto 3 raccolte fondi, anche molto cospicue. Ancora saremo domenica 18 al Parco dell'Amicizia con uno stand Rotary Rotaract proprio per continuare a raccogliere fondi, chiaramente per quelli che sono le progettualità sul territorio, soprattutto un progetto cui teniamo molto ed è la casa famiglia che accolgono mamme vittime di violenza e bambini, cui noi dedicheremo anche a gennaio quest'opera che sarà appunto portata al territorio, portata a tutti i cittadini che vorranno essere con voi al convegno del 14 e che servirà proprio a sostenere queste case famiglie. Abbiamo avviato questo percorso insieme con cui abbiamo dimostrato anche di collaborare con i mercatini di Natale a San Marzano. Il 21 porteremo a termine un progetto Dona un sorriso che vede quindi l'omaggio in doni natalizi ai bambini indigenti del reparto pediatria dell'ospedale di Nocera Inferiore. Il 3 gennaio invece invitiamo tutti a una bellissima serata per un progetto distrettuale, Torniamo a scuola, che vede proprio, vuole la costruzione di una scuola in Congo e alla collina, quindi alla collina Resort a Nocera Inferiore. Invitiamo tutti a partecipare. Come sempre saremo al servizio della nostra collettività, con l'impegno di tutti i nostri soci, con la loro professionalità a servizio dei nostri concittadini. Il Rotary si contraddistingue sempre per l'azione di service che ha sul territorio. Stasera è una serata particolare perché è quella degli auguri, quella della convivialità, quella dello stare insieme e la fiducia che possiamo avere dai soci anche per fare in modo che ci sia questa continuità anche negli anni a venire con Marco Avallone presidente e anche con la mia presidenza che sarà successiva alla sua.